Brrr. Yeah, 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 yeah. Lo dico subito, raga, lo dico subito. Brrr, prova il brrr. Ok, 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 ok. Ladies and gentlemen, we got Lion in the house. Tripla R, c'è anche Easy Noise. Bella raga. Grazie di essere venuti da queste parti. C'è un motivo preciso per cui Lion è qui, è perché questo venerdì esce il tuo album di debutto, si chiama Ave Cesare per Sony. Quindi venerdì queste nuove tracce di Lion, ci sono degli inediti, ci sono delle cose anche che un po' conoscete, rivisitate da Lion, venerdì in circolazione. Ma questa è Radio DJ, ok? E quindi noi facciamo anche un po' di spoiler in questa mezz'ora. Che cosa succede? Suoniamo due o tre pezzi live, il nostro pubblico più o meno lo sa, e poi un po' di domande da parte della fanbase, no? Un po' di Q&A. Yeah, yeah. Sai, no? Q&A. Questions and answers. Esatto. Radio DJ, One Nation, One Station. quindi hai capito la radio qual è intanto, già è un passo avanti, vero? La cosa da fare, lo dico anche per tutti i tuoi fan, non so se tu l'hai già fatto, condividere il link della diretta, in modo insomma, no, da entrare subito nella storia senza aspettare poi dopo. Entriamo subito nella storia, share. Tra l'altro un messaggio di condivisione, se tu sei d'accordo, potrebbe essere Dopo spieghiamo anche che cosa significa, no, questo scherzo. Allora, se non lo sanno, peggio per loro. Lo sanno. Wow, diciamo subito come si chiama l'album, perché si chiama Ave Cesare, esce questo venerdì, c'è anche un sottotitolo che è Veni Vidi Vici, che noi ce lo siamo detti già altre volte, yeah. Però facciamo un po' di educazione e di intrattenimento, che cosa significa Veni Vidi Vici? Allora, Veni Vidi Vici, sono venuto, che poi visto, la gente pensa vinto. Che sei così, Allora, quando faccio questa voce mi metto gli occhiali, così almeno la gente può distinguere. Vai. Veni Vidi Vici, sono venuto. Venuto, visto e ho vinto, c'è poco da fare, ora ostiti con me o contro di me e basta. Ok, semplice, diciamo. Giulio Cesare, tra l'altro, l'aveva detta, prima di te. È vero. Vero, ok. C'ho un po' di domande, ne ho già parecchie qui sul Facebook di Radio DJ. Cominciamo, mettiti in modalità domanda, sei senza occhiali, col per le domande o con? Senza occhiali. Ok. Dalila ti chiede, consiglieresti a, lei dice, ai tuoi fratelli africani di venire in Italia? Allora, beh, questa è una bella domanda. Domanda bella pesante. In vacanza, così. Sì. Venite in Italia in vacanza. Ehi. Si sta meglio in Africa. Venite in Italia in vacanza. Venite in Italia in vacanza. In vacanza ci sta, in vacanza ci sta. In vacanza è meglio, è meglio. E l'Africa è bella. L'Africa è bella, è vero, tu non l'hai scoperta. Spegni la televisione, vai in Africa e vai a vedere. Sì. Beh, la risposta c'era, poi insomma è cantata, però la risposta c'è. Giusto, perfetto. Giusto, no? Sarà giusto. Contento Dalila. Gianni ti chiede, in pochi mesi hai collaborato con i migliori rapper italiani. Wow. In effetti sì, no? Da Gue a Fibra, eccetera, eccetera. E lui ti chiede se c'è qualcuno che manca alla lista. Sì, Michael Jackson. Italiani però dice. Ma come? Non vedi che la pelle bianca, lui dice origine italiana anche lui, non è vero? Peccato che si è andato a fare un giro. Ma no, e poi invece chi manca dei big italiani? Forse farò un pezzo con Michael Galison. Beh, hai collaborato con tutti, no? Sei nell'ultimo disco di Fabri Fibra. Sì. Sei con Gue nel tuo, non so se ci sarai nel suo anche, che è quello che i fan di Gue poi vorrebbero sapere, immaginiamo di sì. Dai. Allora, spero di sì. Yeah. Allora, Gue mi ha detto che normalmente sul suo album ci sarà una sorpresina, ora mi levo gli occhiali così non spoilerò più niente. Va bene, quindi diciamo è molto probabile che Lion ci sarà anche nel disco di Gue. Tanti complimenti, grande Lion, il vero riconosce il vero, che diciamolo, no? Il tradotto in inglese, Real Recognize Real, il nome della tua crew. Tra l'altro tua crew fuori anche con tutta una serie di singoli, noi li passiamo sempre il venerdì e sabato qui su Radio DJ. Per esempio venerdì abbiamo in tracklist Come la mia gang, no? Che è il tuo, wow. Che è il vostro singolo nuovo. È un sogno. Vado con un po' di domande prima di fare qualche altra cosa live. Per esempio c'è Badreddin, si chiama così, che ti dice: essere straniero ti fa sentire più forte, vero? Diciamo che in questo momento mi fa sentire più forte che mai, perché siccome ora siamo arrivati al punto dove
le seconde generazioni sono molte in Italia, italo-africani, italo-sudamericani, italo qualsiasi cosa, siamo arrivati a un buon punto, io sono solamente felice che ho tante cose da dire, quindi diciamo che la mia forza è la mia musica. Ok, chiudiamolo bene in questo momento bio, perché c'è Baby Mara che ti dice anche semplicemente: ci racconti la tua vita a parte la musica, proviamo a fare, diciamo, come sei arrivato fino a qui, esclusa la musica. Ok, allora non ho niente da dire. No, diciamo tipo sei nato dove, ok, diciamo quelle cose proprio da Wikipedia, no? Lyung, nato il... No, non gli ho chiarito. Allora, Giuseppe Bocca Riconsoli, un ragazzo nato nel 92 a Bruxelles da genitori italiani e seraleonesi, padre di Brindisi, madre di Sierra Leone, Freetown. È nato, è restato lì fino ai 6 anni, poi hanno perso la casa, è andato a vivere con i nonni fino ai 13 anni. Dove? In Puglia, dai 6 ai 13 anni, e poi ha vissuto un nomade in tutto il mondo, viveva con suo padre ma lui non c'era mai, quindi vive da solo dai suoi 12 anni, e da quando 12 anni fa musica, ed eccolo qua. Allora, la faccia di Sinoise è bellissima quando fai questo personaggio a cui dovresti dare un nome, però, cioè no? Quando ti viene fuori questo accento molto milanese. Milano, tu a Milano da quanto ci vivi? Da settembre, tra l'altro era già in circolazione, per esempio 6.000 euro non vengo, era già in giro. Era già in giro? No, chiedo, che immagino di sì. Beh, forse più o meno da quei tempi. Più o meno da quei tempi, però è all'interno di questo doppio album, 9 tracce CD1, 9 tracce CD2, esce venerdì, tu dal 21 sei in giro per gli store, ci sarà Torino, ci sarà Verona il 22, Milano il 23, but please, siccome quello che dovevamo fare con la bio, non te l'ho detto prima, è raccontare il fatto che tu vieni dal basso e poi punti in alto, perché poi, perché poi avresti fatto vengo dal basso. Rewind DJ, neanche noi ci dimenticheremo di Lyung, la carriera che è appena partita, brother, cioè, sei proprio, come si dice, nella fase di decollo, come ti senti che in poco tempo, no? In pochi mesi, anche se poi diciamo il tuo background non è proprio di pochi mesi, ma in pochi mesi in Italia, boom, disco per Sony, ciao. Mi sento che mi hai dato quest'acqua fredda, perché devo buttarmela in faccia e svegliarmi da un sogno, praticamente. Ma invece, it was all a dream, no? Come it diciamo. Was all a dream. I had a dream. Martin Luther King. Va bene, un po' di domande. Accontentiamo anche tutte le curiosità del pubblico di Radio DJ in questo momento. Tra l'altro, parentesi, tutte le performance live che Lyung ci sta regalando in questo momento, poi le sentirete anche splittate su 1212 venerdì e sabato qui su Radio DJ. Quindi è da qui che nasce questo momento spin-off, diciamo. Così. Zelda 98 ti chiede una cosa che io ovviamente mi aspettavo che qualcuno lo chiedesse, perché nelle tue canzoni dici sempre Ski, salto dalla band Ski, esco dalla Mercedes Ski, salto dalla macchina Ski. E perché, chiede? Cioè, nel senso, noi magari lo diamo per scontato, però c'è anche gente che ovviamente segue altri generi musicali, ha questa curiosità. Come la spieghiamo? Certamente, beh, diciamo che è un'onomatopea che può rappresentare. A parte che hai detto onomatopea, mi è venuto il brivido che. Onomatopea. Onomatopea, sì. Ci sta. È un'onomatopea che rappresenta un essere umano che salta fuori da una macchina, che esce fuori da una macchina sgommante, una macchina volante, dipende dalle circostanze, diciamo. Sì, no, aspetta, spieghiamola bene. Cioè, che cosa succede? Dice, chi l'ha fatto tra i primi a farlo? No, gli occhiali, no, Dio. Allora, vai. Uno dei primi rapper a commercializzare questa onomatopea è stato Future, che praticamente facevano le gare di chi faceva le ciambelle con le macchine sgommando. Ah, grazie, esatto, sgommando, e quindi facevano Ed è lì che nasce. E poi l'onomatopea è diventata commerciale, autotunnata, è diventata... Ma conosci altre parole difficili tipo onomatopea? Cioè, la parola più difficile che conosci è... onomatopea, è lei. Onomatopea. Ok. Sì, mi sa di sì. Bene, ci sono tante di domande, anche sul rap. Facciamo un po' di domande un po' più, diciamo, focused sul rap. Esatto, per questo è necessario togliere gli occhiali Versace. Intanto ti chiedono se ti interesserebbe in un certo senso provare a fare il rap oltre la trap. Chiedono questo, poi tu interpretala come vuoi. Fanno riferimento magari a un tipo di rap un po' più classic.
diciamo che ci ho già pensato. Ho un paio di pezzi che farò su 90 bpm batteria old school. Sì. Probabilmente sul prossimo album. Non quest'album, ma il prossimo album. Non sai quest'album, che... ma il prossimo album. Prossimo album. Diglielo! Quindi stai già pensando a un nuovo album, non è ancora uscito questo. Easy, man. Easy. Occhiali. No, vabbè, allora, questo è un album, sì. Diciamo. Questo album è un regalo. Perché, diciamo, è Ave Cesare. Con pezzi inediti, pezzi nuovi, perché io l'ho uscito da indipendente, ha funzionato abbastanza bene, si è fatto sentire anche grazie a Giovane Giovane, ora grazie anche a Sony Music e lì abbiamo riuscito a integrare pezzi nuovi e fare una roba seria e fare un CD fisico e fare una promozione seria, roba che io da solo non potevo fare, ma grazie alle ali di Sony Music stiamo portando avanti. Quindi questo è un regalo per ora per tutti quelli che vogliono la mia musica anche in formato digitale, formato analogico, e presto anche arriveranno album con RRR, album solisti dei artisti RRR, nuovo album di Lion, diciamo che siamo pronti per il mercato. Vi volete prendere tutto, raga, eh? Allora, c'è, non sarà niente. C'è Manel che dice: Easy, ci fai ogni rima è una lama, Chef Tony. Puntini, puntini. Dai, già che sei qua, vai. Ogni rima è una lama, Chef Tony. La zona è calda, deserto del Gobi. Bene, bene. Se viene bello, vabbè, poi ti chiedono, rispondiamo veloce, sì. Che cosa pensi di bello figo in un certo senso? Che la domanda non è proprio questa. Tutti però. Sanno che bello figo è mio fratello, sì! Tutti sanno che bello figo è mio fratello. Non lo conosco, ma è mio fratello. Io non lo conosco, voglio incontrarlo. Lui viene dal Ghana, io dalla Sierra Leone, Africa occidentale. Africa occidentale, dico West Side, shout out bello figo bro, io farei un pezzo con tutti, guarda, cioè. No enemies, no enemies, questo no è un po' il senso. Veronica, prima di chiudere con il pezzone, la chicca ce la siamo tenuta come ultima, ma prima ti chiede Veronica, che si scrive con la Y, tieni a mente questa cosa, ti chiede cosa pensi di come gli italiani affrontano il tema dell'immigrazione. È questo. Ovviamente non si può generalizzare perché non ogni italiano è uguale, quindi non si può dire che gli italiani affrontano il tema dell'immigrazione in un certo modo perché siamo tutti diversi e quindi non è il fatto che siamo italiani che ci fa affrontare le cose diversamente, ma è il fatto che abbiamo tutte opinioni diverse e quindi io non posso dare un'opinione dettagliata su questo argomento perché non è specifico. Ok, va bene, abbastanza, come si dice, diplomatica come risposta, giusto? Diplomatic. Matteo, ciao ragazzi, gli dite, forse lui vuole essere un po' pungente, vediamo se ti punge. Okay. Gli dite di fare un pezzo spegnendo l'autotune, non è pungente, dice, e vedrete anche voi che rende 100 volte di più. Figo! Come si chiama questo ragazzo? Si chiama Matteo Marras. Ciao Matteo, dove sono i miei soldi? Prima domanda. Seconda paga, domanda. Paga. Cash. Seconda domanda. Perché? Perché? È così bello. Mi diverto così tanto. Cioè, con l'autotune è divertente, mi no? Sbaglio, fa... mi diverto. Andrea ti chiede se è vero che ti produci tu le basi, possiamo dire di sì. Certo, è vero. È una domanda che è più pungente di quella di prima. È vero. Io tra un po' dovrò incominciare a vloggare mentre produco, perché la gente non ci crede che sono io. Effettivamente non sono strumentali scaricate da YouTube ritrasformate, le produco tutte io, quindi dovrei fare vedere il mio lavoro, perché è vero che quando premi play e senti la bomba sembra che è stato fatto molto facilmente. Allora bisogna fare una giornata in studio con Lion, che ne dite? Certo, organizziamo, veniamo con le telecamere. Quindi sì. Tu praticamente come passi la tua giornata? Un po' produci, un po' scrivi le canzoni, no? Sì, diciamo che io produco la bomba, sì. Esce già perfetta davanti ai miei monitor, io so come la voglio mixare. Okay. Esce perfetta, la esco, la metto sul mio Mac. Sì. Ci registro sopra, non importa che cosa registro, ci registro sopra. Ok. Faccio un ritornello bomba, scrivo le strofe. Vai. Marianna ti chiede se ti pesa il confronto che molti fanno con Future. Sì. Ti pesa bene però. Allora, Future, a quanto pare lui ha sentito i miei pezzi, gli piace molto la mia roba, quindi questa opinione non è importante per me. Veramente dici questa cosa? Sì, sì. Quando ero a Toronto si ascoltarono un po' della mia roba, gli piaceva molto. Comunque io penso a costruirmi
me stesso come artista, e far vedere anche che in Italia spacchiamo prima di tornare là e spaccare là. Ah, ok, quindi nei tuoi progetti c'è poi di andare in America, di tornare in America. Giusto, ok. No, ti sta chiamando Future. No, rispondi se vuoi, è lui? Yo, what up, bro? Yo, shout out Free Bands, Triple R Free Bands. You already know what it is. Sorry, Future, I gotta talk to you later. I'm with Wade, I'm on radio DJ One Nation, One Station. Perfetto. Anch'io faccio così quando sono in radio e mi chiamano. Tra l'altro, parentesi americana, tu 6.000 euro non vengo e altre tracce le hai scritte là, no? Giusto? Tutto l'album Toronto. Ave Cesare. Ok. Il primo CD di questo doppio CD. Tutto scritto e registrato a Toronto. Ok. Soltanto giovane che ho registrato qua, quello che voglio ho registrato a Milano, quindi un doppio CD registrato Toronto a Milano. Un po', ok, from Toronto to Milano, bello. Sì. A proposito di riferimenti musicali, Giulio Scampos ti chiede chi è, una domanda abbastanza semplice, chi è la tua più grande influenza nella musica? Michael Jackson. Ah, ok, quindi non era un nome casuale prima. Ora da Michael Jackson, di cui abbiamo anche un balletto, no, puoi farlo, vai. C'è il filo. Ci sta. Da Michael Jackson, ora spiegami come arriviamo a Pino Daniele. Che percorso facciamo? Delta Airlines. Perché Pino Daniele? Perché all'interno di Ave Cesare, il tuo disco che esce venerdì in tutti i negozi di dischi Digital Store, Spotify, eccetera, c'è anche una super cover di un pezzo di Pino Daniele. Yeah, wow, The Untouchable, Pino Daniele è finito nel tuo nuovo album, raga. Questo è un classicone, no? A Pino Daniele, da Michael Jackson a Pino Daniele non era poi difficile arrivarci, no? Parliamo comunque di icons, no? Icone, yeah. Assolutamente. Perché questa cosa di fare una cover di Pino Daniele? Come ti è venuto? Come ti è venuta questa idea? Beh, diciamo che Lion non è specialmente un rapper. Una fetta della mia torta è hip hop, tante altre fette sono tanti altri registri musicali, culture diverse, diciamo io sono nato da madre con culture americane, soul, Earth, Wind and Fire, Marvin Gaye, Prince, Michael Jackson, mio padre invece Pino Daniele come Emerson, Lake and Palmer, Led Zeppelin, Queens, un po' di tutto, okay, diciamo, un po' un melting pot, abbastanza. Ma poi Pino Daniele è un personaggio che ha sempre rappresentato anche una, la, no, musica black. Esatto, la, sì, black music in Italia. Wow, questa traccia è la numero, vediamo, è la numero 5 del CD2, ce ne sono due di CD all'interno di Ave Cesare, Lion, da venerdì, persone in giro per tutta l'Italia e poi sei anche in giro con gli store, immagino ci sarà anche qualcosa di live, ma in realtà non avete mai smesso di essere live e in giro, vero? È vero. Ok. Tra l'altro, guarda, adesso dobbiamo chiudere, però molti che chiedevano il ritornello di giovane. Sono uno dei migliori. Ehi. E non ci posso fare niente. E sono pure con migliori. E non ci posso fare niente. No! Giovane. Sono così giovane. Wow! Giovane. Sono uno dei migliori e non ci posso fare niente. E vado a caccia dei migliori e non ci posso fare niente. Giovane, sono così giovane. DJ è così giovane. Giovane. Brrr, wow, grazie mille a Lion, so che tornerai presto a trovarci qui a Radio DJ, ne sono certo. Ave Cesare in giro da venerdì, raga, grazie mille anche a Easy Noise, Fabio B, Barbie, venerdì e sabato 1212 alla radio e poi sabato siamo live al Barefist di Verona. Ciao a tutti. Brrr.